avere un rapporto sinergico con amministratori che capiscono di che cosa stiamo parlando, ne hanno la conoscenza sia culturale che, organizzativa dal punto di vista istituzionale. Io in modo particolare, comunque Musica e Suoni, possiamo dire che siamo nati con questa manifestazione, quindi noi siamo molto riconoscenti a questo comune e alle persone che lo hanno rappresentato, quindi ad Antonio, che è la prima persona che abbiamo conosciuto, allora assessore, e poi ovviamente di conseguenza anche al sindaco, il sindaco più rock della Sicilia. Non solo rock, perché poi magari viene etichettato così, ma sicuramente ha una sensibilità non indifferente per quello che poi fanno i giovani, quelle che sono le aspettative dei giovani, quelle che sono le loro speranze. E lo eravamo anche noi, soprattutto quando abbiamo iniziato, noi eravamo giovanissimi, oggi ahimè non lo siamo più, oggi ho portato mio figlio al primo giorno di scuola. Ed ero uno dei papà più vecchi, per cui evidentemente un po' di tempo è passato. Quindi allora, appunto, ero giovanissimo e questo comune comunque ha creduto anche nelle mie capacità organizzative. Non è semplice affidare qualcosa di importante, delle risorse e dei soldi della comunità, di una comunità, a un giovane che vuole cominciare a fare questo lavoro. L'abbiamo fatto, penso, discretamente, perché poi alla fine questo è stato uno dei festival più importanti che si sono realizzati in Italia e ancora gode di quella credibilità. Riuscire ad avere in così poco tempo, come diceva Antonio, un partner come Radio Rai 1, che è la radio, cioè Radio Rai 1 è la radio. Cioè, non è che poi ci sono altre radio, cioè poi viene tutto il resto, perché la radio in Italia è nata con la radio Rai 1, i nostri nonni e forse ancora prima dei nostri nonni, ora non mi ricordo quando è che è nata la radio in Italia, comunque diciamo si è partiti da Radio Rai 1, avere il riconoscimento, avere loro al nostro fianco che ci supporteranno e che danno visibilità a questa manifestazione al comune di Mister Bianco in tutta Italia, perché si farà uno speciale che poi andrà in radio e quindi ci ascolteranno non solo in Italia, anche dall'estero, perché Radio Rai 1 si sente anche fuori dal territorio nazionale, è un riconoscimento importante. Evidentemente abbiamo costruito bene, abbiamo fatto un buon lavoro e questo sicuramente si continuerà a farlo, intanto in questa edizione. Io diciamo che dal punto di vista organizzativo mi sentivo di dire questo, di ringraziare quindi comunque ancora una volta questa amministrazione, l'assessore Barbara Bruno, che ci siamo conosciuti adesso. Mi va di ringraziare anche la dottoressa Barone, che vedo qua, che so che forse è in pensione, ma che diciamo è stata per noi Donna di una gioventù. è stato un punto di riferimento fondamentale per questa manifestazione. Perché da un punto di vista amministrativo anche quello, cioè questo è un comune straordinario per tanti aspetti e per le persone che ci lavorano, non solo per gli amministratori, cioè anche quelli che montano il palco, anche i tecnici, gli ingegneri, i funzionari, cioè tutte sono, almeno lo erano, spero che lo siano ancora, ora dal ritrovo ce l'avremo tra qualche giorno. Ci saremo la settimana non c'era bisogno e comunque anche i privati che stanno credendo in questa manifestazione, grazie chiaramente a Barbara, al sindaco che li hanno sensibilizzati e che ci stanno dando anche un aiuto importante per poter realizzare questo festival. Quindi io diciamo non ho molto da aggiungere, è stato detto tutto, solamente una cosa che ecco, va veramente, secondo me, puntualizzata. È un momento in cui tutti i festival, viene cancellato il calendario dei grandi eventi, le manifestazioni, i festival, scompaiono. Il fatto che ne ritorni uno così importante, è un segnale straordinario, importante soprattutto per i ragazzi, per i giovani, perché qua, questo poi è un posto, dove, cioè, quando si fa un evento come questo o si lavora con la musica, mi piace dire lavora, perché non è solo, come si crede, un momento di intrattenimento,
intrattenimento, è un momento anche culturale, è anche un'occasione di lavoro ed è un'occasione di lavoro soprattutto per i giovani, cioè nel nostro mondo lavorano i giovani, non solo gli artisti ma anche i tecnici, da quelli che montano e smontano i palchi a quelli che si occupano degli impianti audioluci, fonici, tecnici. Se qualcuno viene a vedere da quando inizieremo gli allestimenti e chi poi lavorerà su questo diciamo, festival, su questa manifestazione, si renderà conto che molti sono ragazzi e quindi che poi sono quelli che chiedono più di tutti, che hanno più di tutti ansia e angoscia di quale può essere il loro futuro lavorativo e le loro possibilità, diciamo, nel mondo del domani. Quindi null'altro, grazie comunque a tutti, anche alla stampa, ai giornalisti per il sostegno, l'affetto che hanno dimostrato, che stanno dimostrando alla manifestazione. E niente, ci vediamo il giorno 19 e speriamo che siano 3 giorni positivi come lo sono sempre stati. Grazie. Diamo la parola a questo punto alla musica, quindi facciamo intervenire due rappresentanti dei gruppi musicali che sono presenti in questo momento nel programma Cionica Fest, quindi Original Sicilian Style e Achinuè. Allora, intanto buongiorno, sono Francesco, Achinuè, la parola alla musica non significa che non ha cantato, ma come sempre accade, ci parla, siamo per ultimi. È stato detto quasi tutto. Io posso dire la mia che innanzitutto, come si dice in questi casi, sono felice perché ci hanno messo dentro a questo programma a chiudere una delle serate di Sonica con Archimonet. Un'istruzione Sonica che è nata con noi, è cresciuta con me, è nata quando un po' di più giovane. In stata la tua occasione, Sonica, quello che era piaciuta Sonica, la Sonica è stata un'occasione per i gruppi emergenti, per chi suona nelle Sono di fronte a voi, per chi intraprende questo difficile inizio hobby, che poi può diventare anche un mestiere, di salire su un palco che ben poco ha a che fare con i palchi su cui di solito si suona anche nei comuni, diciamo, di Trieste, un palco molto più grande, ma non come struttura, ma diciamo anche una struttura tecnica, quindi si ritrova a stare su un palco, dico io perché grazie alle precedenti esperienze di tanti anni fa ci siamo ritrovati a confrontarci con esperienze più grandi e ci siamo trovati bene perché avevamo avuto una gavetta che ci permetteva, che ci ha permesso quella fatta a Mister Bianco, grazie appunto a chi allora organizzò i Roma, Sonica, tante altre cose che ruotavano attorno a questa grande organizzazione, dava possibilità ai ragazzi che non avevano avuto quella esperienza di stare sul palco, quindi confrontarsi con livelli tecnici veramente alti, con casse spia, tecnici, ingegneri del suono, musiche, che senza Sonica questa cosa non sarebbe potuto essere. Achinuè, il nostro l'esilio di Sonica, anche oltre a coincidere con l'esilio di tante delle organizzazioni, la macchina organizzativa, è coinciso anche l'esilio del nostro, manchiamo da Mister Bianco da ben 10 anni e passa, quindi anche per questo io sono emozionato e contento di tornare a rappresentare, mi si è data la possibilità, insieme a gruppi, artisti, i miei pari sicuramente di chiudere una manifestazione che spero sia veramente, come diceva Antonio e Nuccio, una ripresa che non andrà a finire magari un giorno con un cambio di amministrazione. Detto questo, io faccio in bocca al lupo a tutti, tutti i ragazzi che io ho sentito le demo, io non sono stato in giuria, però mi sono andato a cercare, è uscita la lista dei ragazzi che insomma, sono andato a cercare su YouTube, sicuramente sono persone, artisti che non hanno veramente nulla da invidiare altri grandi artisti, quindi meritano veramente di essere lì e anche di andare oltre. Do la parola qua al nostro amico Luca, in bocca al lupo a tutti. Buon proseguimento. Grazie. Buongiorno a tutti, Origina Sicilia Style, Rocco Assassina e DJ produttore di questo
pigiare musicali, facciamo anche in siciliano. Siamo onorati, credo, comunque se abbiamo l'onore di dire questa prima serata, oltretutto per la serata Musica dell'Autunno contro le mafie, dove abbiamo vinto un premio nazionale con Indifferenza, insomma, perciò Mille Pallotto è stato e sarà uno di forse la colonna sonora, speriamo, di questa manifestazione nell'ambito di quello che è un progetto d'altissimo livello che si ripropone naturalmente dopo tanti anni, l'hanno detto tutti. Io ero ragazzino come Annuncio da Servita, siamo coetanei, d'altronde io picchio grandi, io c'hai i modinichi e alla fine insomma cerchiamo tutti quanti insieme di rimanere sullo stesso controcorrente, ormai si fa così purtroppo. L'obiettivo ovviamente è quello di alzare il livello e ritornare ai fasti in quella che ero una volta della musica. E non solo qua a Mister Bianco, mi pare ovvio che si deve aprire un fronte rispetto a tutto quello che è la cultura e l'arte in genere, insomma. Noi siamo presenti, siamo orgogliosi, ringraziamo il sindaco Lucio da Perdita, l'assessore, il grande collaboratore, il grande ideatore qua, Barbalunga, che è una straordinaria persona che insomma si è attivato tantissimo e ci ha permesso insieme a tutti quanti gli altri di partecipare. Cercheremo di aprire con grande orgoglio e grande rispetto riguardo a quella che sarà una manifestazione straordinaria, sicuramente l'inizio di una nuova epoca. Grazie a tutti. Grazie. Il tema della legalità è centrale per Sonica, quindi a questo punto chiedo alla responsabilità del portavoce del presidio di Mister Bianco dell'associazione Libera, Don Fulgisi, di dare un suo intervento. Ecco a voi Carmen Avellino. Esperto? Allora, il presidio di Libera Mister Bianco è nato un anno fa, neanche un anno fa, e con un sogno inserito dentro al patto di presidio, lavorare per e con i giovani. Noi tutti proveniamo più o meno da esperienze che ci hanno portato a credere che solo i giovani hanno la capacità di cambiare le cose, hanno quella spinta e quella forza in più che riesce a cambiare realmente il mondo. E quindi nel nostro piccolo ci proponiamo questo, per cui la musica è il linguaggio dei giovani per eccellenza e la musica è quel tipo di rumore che fa male a quel silenzio che semina la mafia, no? Quindi il presidio di Libera di Mister Bianco collabora per la realizzazione della prima strada e farà parte di quella che era anche la carovana di musica contro le mafie, anche con l'obiettivo poi di produrre un documentario che sarà appunto portato avanti da Musica contro le mafie, che darà voce a tutto questo rumore, bel rumore, che in giro per l'Italia cerca di dare spazio ai giovani, dare spazio anche a quello che è tutti i valori antimafia. Tutto qui. Ringrazio l'amministrazione, Antonio e Lucio per questo spazio di presentazione. Grazie, se volete chiudere, allora grazie di essere stati presenti, vi diamo appuntamento a questo punto al 19 per Sonica Fest. A lavoro,